Intanto questa sera una cena a porte chiuse riunirà la cancelliera tedesca Angela Merkel, il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire e la presidente del Business Europe e dell'ENI Emma Marcegaglia. Il messaggio che l'Italia vuole portare al forum mondiale in corso ai numerosissimi investitori che vedranno soprattutto il ministro dell'economia italiano Giovanni Tria è che l'espansione fiscale della manovra era giustificata dalla frenata dell'economia globale. Grazie a tutti per la cortese attenzione, vi rimando alle prossime news di giornata, linea che può tornare alla regia.